Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Good afternoon and welcome to the second edition of How Can We Govern Europe? As you probably know, EU News events have both as official languages Italian and English. So any speaker, any question from the audience can be either in Italian or in English, as you feel more comfortable. As I grew up in this city, Italian will always be the language I feel most comfortable in, so non mi dispiacerà se continuerò questa breve introduzione in italiano. È stato un lavoro bello di molti mesi per arrivare qui oggi, a questo livello alto di interlocuzione per una realtà giovane, diciamo, e snella come EU News. Quindi voglio iniziare subito con il ringraziare chi ci ha aiutati, chi ci ha sostenuti e soprattutto che ci ha incoraggiato. Ringrazio tutti voi che siete qui oggi e in modo particolare voglio ringraziare moderatori e relatori, oltre 30, che in questi tre giorni si succederanno qui su questo palco. Ringrazio la rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Dipartimento delle Politiche Europee che hanno creduto in noi già da molto tempo, già dalla prima edizione del 2014 di questo evento, i partner che sono anche loro con noi dallo scorso anno, Teleperformance e Rai News, e chi si è aggiunto quest'anno, ovviamente come FAC Renewables. Nel materiale di presentazione, nella cartella che avete ricevuto, ci sono anche delle cose che riguardano i nostri prodotti e servizi che lanciamo in questa occasione, un pacchetto per le aziende, la card per i sostenitori di EU News, e avete anche il programma. Quindi non mi dilungo troppo su quello che c'è nel programma, ma come sapete iniziamo adesso premiando i ragazzi che hanno partecipato al concorso L'Europa che vorrei con il ministro Giannini, poi iniziamo il panel, la sessione, come dire, macroeconomica, nel primo panel di oggi pomeriggio, di domattina. La giornata di sabato continuerà poi con il panel sui mercati verticali, diciamo continentali, più significativi in questo momento, cioè quello del digitale e quello dell'energia. Mentre domenica mattina avremo la parte più politica dell'evento, parlando di immigrazione, tema che quando abbiamo steso la prima versione del programma non era così drammaticamente all'ordine del giorno, diciamo, come in questo periodo, per chiudere poi sul futuro della governance europea, quindi con una discussione su cosa bisogna fare affinché l'Europa dia le risposte che in questa fase molti chiedono. Permettetemi solo una riflessione in chiusura. Quando siamo partiti con questa avventura, con mio fratello Lorenzo, eravamo convinti di doverci rivolgere a un numero ristretto e a un'elite di grandi esperti, esperti della politica europea e delle policies europee. Già all'ingresso dei nostri soci, quindi di Elio Fazzi e del gruppo Accadrà, ha allargato i nostri orizzonti, diciamo, più all'ambito delle politiche economiche in generale e al mondo delle aziende. Ora siamo a un punto ancora maggiore e sono molto orgoglioso e contento di annunciare qui che proprio in questi giorni è online la nostra collaborazione con Repubblica.it. E quindi le notizie che la nostra redazione di Bruxelles produce quotidianamente sull'Europa saranno presenti anche sul sito di Repubblica con una collaborazione, diciamo, con EU News. Ora, questo interesse quindi crescente, perché se il più grande giornale online italiano amplia la sua informazione aprendo una finestra su Bruxelles, secondo noi diciamo, questo fenomeno sta avvenendo per tre fattori. Da una parte l'indirizzo della commissione Juncker, che vuole giocare un ruolo molto più politico rispetto al criticato,
forse anche giustamente, il ruolo tecnico della Commissione Barroso, e questo probabilmente inizierà a far sentire i suoi effetti anche nel tempo che viene. Un secondo elemento è sicuramente il tema dell'immigrazione, cioè i governi nazionali stanno capendo adesso che questa ondata è insostenibile mantenendo le competenze a livello nazionale, come chi sa di questioni europee è conscio, diciamo, e la discussione che questo aprirà rispetto alla gestione dei migranti potrà aprire anche degli scenari imprevisti. Il terzo elemento, probabilmente dal punto di vista mediatico, quello più importante, è stato la spettacolarizzazione, ma anche la democraticizzazione della crisi dell'euro, che è avvenuta negli ultimi mesi con il conflitto, diciamo così, che c'è stato tra le istituzioni e il governo greco di Tsipras. A questo proposito, sapete, domenica ci sono le elezioni, noi abbiamo un nostro inviato ad Atene, quindi durante questi 3 giorni avremo anche dei collegamenti con Atene. Ecco, tutti questi fattori hanno portato a un maggior interesse dei nostri concittadini ai temi dell'Europa, e noi auspichiamo che si possa arrivare addirittura a raggiungere quei 3 milioni di lettori online che, secondo l'ultima ricerca del Reuters Cambridge Institute for Journalism, sono interessati a essere maggiormente e meglio informati sui temi europei. Noi siamo qui, questo ovviamente, informare sull'Europa è il nostro mestiere, e non è un caso, cioè noi lo facciamo tutti i giorni con il sito, lo facciamo anche con altri eventi, ma una volta l'anno con questo grande evento, e non è un caso che questo evento sia, diciamo, la partecipazione sia aperta e sia in diretta streaming sul nostro sito e sul sito del nostro partner Rai News, perché appunto vogliamo spingere anche noi in questa direzione, per cui le notizie, l'informazione e la conoscenza dell'Europa esca dall'alveo degli esperti, dall'alveo ristretto di chi lo fa per mestiere, e possa sempre di più raggiungere i cittadini e gli elettori, e magari dare la possibilità agli elettori di esprimersi non solo una volta ogni 5 anni in elezioni europee, ma di entrare nel dibattito con maggior frequenza con i nuovi canali. Io vi ringrazio e passo la parola ad Alberto D'Argenio per l'apertura dei lavori. Grazie.